Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Nel video di oggi ho pensato di mostrarvi un progettino che in realtà ho realizzato l'estate scorsa, ma che non ho mai pubblicato. Ma siccome è bello, è molto molto carino e secondo me vi piacerà, almeno spero, poi fatemelo sapere sotto nei commenti, ho pensato appunto di proporvelo oggi in questo video. E questo video è anche un video di riciclo perché nel tutorial di oggi vado a riciclare i tappi delle bottiglie di plastica. Prima di iniziare però vi presento un sito che mi ha proposto una collaborazione e mi ha fatto scegliere alcuni prodotti dal loro shop, un sito che vende in particolare modo borse shopping bag dalle fantasie meravigliose. Io purtroppo sono rimasta sulle fantasie un po' basiche perché su di me secondo me non mi stanno bene. E il sito in questione è Viscf, non so bene come si pronuncia, quindi ve lo lascio scritto qua e comunque trovate il link dello shop giù nell'info box. Io per mostrarvi un po' tutto quello che vendono, appunto la maggior parte sono borse shopping, però hanno anche altri prodotti. Io appunto ne ho scelti quattro diversi in modo da mostrarvi un po' quello che si può trovare nel loro shop. La prima borsa che ho scelto è stata questa perché ha la iniziale del mio nome e questo fiocchettino decorativo molto molto elegante. Non posso adesso. E l'ho pensata per quest'estate, ha una dimensione piuttosto grande e all'interno è anche plastificata, quindi trattiene benissimo l'acqua e la sabbia. Infatti l'ho presa proprio per questo, perché l'ho pensata come borsa mare da utilizzare appunto quest'estate. È bellissima, mi è piaciuto un sacco. La qualità della borsa è incredibile, è molto molto resistente, il tessuto è spesso e all'interno in più ha anche questa taschina, che è una classica taschina che ci sono appunto nelle borse mare, con la cerniera dove poter insomma mettere gli oggetti più piccoli. Bellissima questa borsa e sì, penso che la utilizzerò tantissimo quest'estate. Questa pochette è una pochette per i make up portatrucco, infatti è anche rivestita, imbottita all'interno. La stoffa esterna è molto morbida e il disegno è molto elegante, anche questo l'ho scelto con l'iniziale del mio nome. Questo l'ho pensato però per metterci dentro non il make up, ma i miei colori. Ho scelto poi anche questa borsa. Questa è una borsa con la zip. La parte davanti ha questo disegno, una stampa con della vernice che cola, molto molto simile al mio modo di essere, e poi dietro invece è completamente grigia. L'interno è rivestito con una fodera e anche questa all'interno ha una taschina con la zip, molto utile insomma per tenere da conto gli oggetti più piccoli. Oltre alla zip interna c'è anche una zip esterna per chiudere completamente la borsa. La stampa che ho scelto io per questa borsa è molto basica. In realtà le borse del sito hanno delle stampe che sono qualcosa di meraviglioso, di unico, di incredibile. Io sono rimasta un po' sul semplice, sul basico, perché non ero sicura della qualità delle stampe. Ma a vedere questa, ragazzi, cioè sembra vernice vera, quindi non oso immaginare come sarebbe stata bella una borsa con una stampa di quelle che propongono nel sito. Appunto, me ne sono pentita tantissimo perché sono veramente belle. Come ultimo prodotto ho scelto un grembiule da cucina con una stampa di fiori e farfalle. Questa è la stampa. Il grembiule è questo. La stoffa del grembiule è piuttosto spessa ed è anche leggermente rivestita all'interno, quindi è leggermente impermeabile e appunto, come vi dicevo, il disegno è stampato benissimo. Di questo sito vi lascio, come vi dicevo prima, il nome qua perché non so dirlo bene, non vorrei sbagliare. Vi lascio comunque il link dello shop giù nell'info box insieme al mio codice sconto che,
Insomma, se dovete fare un regalo, se vi serve una borsa, una federa o qualcosa, potete prenderla e risparmiare un pochino. Come vi ripeto sempre, io non ci guadagno niente, semplicemente si va a scontare una piccola percentuale dalla somma totale degli acquisti. E niente, direi di iniziare con il progettino fai da te, che è molto molto semplice. Allora, prendo il tappo di una bottiglia di plastica, ce ne sono di tante misure, io ho scelto quello intermedio, ma poi è la stessa cosa. E un pezzo di cartoncino. Devo realizzare un cerchio, quindi come al solito mi aiuto con qualche oggetto rotondo perché è più facile e veloce. E come al solito lo ritaglio. Eccolo qua, come vedete la dimensione è proporzionata alla dimensione ovviamente del tappo della bottiglia. Va bene anche con uno più piccolo, magari con quello più grande allargherei un pochino il cartoncino. Passaggio numero 2, colla a caldo e poi spago. Io utilizzo questo naturale perché voglio fare un effetto paglia. Allora, la parte iniziale è la parte più complicata. Devo realizzare una piccola spirale di circa un centimetro arrotolando il filo su se stesso. Quindi piego la parte iniziale e comincio ad arrotolarla. E la blocco con qualche goccia di colla a caldo. Una volta che ho fissato il rotolino, vado ad incollarlo ovviamente dalla parte opposta dove la colla andrà a toccare il tappo. La incollo al centro del tappo di plastica, quindi gocciolina di colla, lo incollo. Adesso continuo ad arrotolare lo spago attorno a se stesso fino a raggiungere la stessa dimensione del diametro della circonferenza del tappo. Quindi aggiungo un po' di colla e vado ad arrotolare lo spago. Continua ora fino a raggiungere la base del tappo. A questo punto il coperchio è completamente ricoperto anche il lato, quindi lo incollo sul cartoncino. Questa operazione si può fare anche all'inizio, non è importante. Anche questo lo incolliamo al centro e continuo ad arrotolare il filo, questa volta sulla base del cartoncino. Taglio. E incollo l'ultimo pezzetto. La parte finale lo sposto leggermente verso la parte nascosta, verso il basso, nascosta sotto il cappello, leggermente, in modo che non si veda lo stacco. Ora si passa a decorarlo. Io ho scelto questo colore verde acqua che mi fa impazzire. Lo fisso con una goccia di colla. Realizzo un fiocco fissandolo sempre con la colla. Taglio il nastro che mi avanza. Ecco qua, fiocchettino. E poi al centro ho pensato di aggiungere queste ciliegine qua perché secondo me è la decorazione perfetta. Ed eccolo qua, terminato. A questo punto, se volete appenderlo, non fate altro che incollare lo spaghetto in questo modo dietro il cappellino. Non è il mio caso. Però nel caso sapete che potrebbe essere un'opzione. Come utilizzare questi cappellini qua? In realtà le possibilità sono infinite, tutto sta nella vostra fantasia, nella vostra creatività. È ottimo come decorazione, ovviamente. E se lo appendete, rivestite anche con lo spago la parte sotto. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi come utilizzereste queste decorazioni qui. Fatemi sapere cosa ne pensate del risultato finale. Niente, con questo è tutto. Io vi ringrazio di aver guardato il video. Non lo faccio mai, oggi lo facciamo. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Se volete parlare con me, mi trovate sotto nei commenti. E se volete sostenermi, condividete il video. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!